ragazzi, bentornati. Allora, oggi volevo farvi una domanda. Quanto vi allenate? Gareggiate? Non è una domanda stupida. È una domanda che dietro ha un significato per andare a motivare il vostro allenamento. Dico questo perché spesso, e dico per esperienza personale, è capitato tante volte che quando andavo ad allenarmi non avevo voglia. Davvero ero stanco, non avevo voglia. Magari quando il giorno prima andavo a fare una lezione in un'altra città, tornavo dopo svariate ore di viaggio, magari intorno all'una, alle due di notte, e la mattina alle 8 mi ritrovavo con la mia ballerina nel palazzetto dello sport per fare allenamento. Il più delle volte ero davvero spompato, perché la stanchezza, magari con il riposo che ho fatto, non avevo recuperato abbastanza. E l'allenamento era controproducente, perché? Perché andavo solo a cercare le occasioni per discutere e per interrompere la mia routine. Il tutto è cambiato quando è scattata dentro di me quella scintilla che anche durante l'allenamento io stavo facendo una gara. Perché questo? Perché nelle fasi di allenamento noi dobbiamo abituare giustamente il nostro corpo a quel determinato tipo di esercizio o a quella determinata routine che va a simulare una giornata di gara. Ecco, quando andavo ad allenarmi con la mentalità da gara, facevo anche 4-5 ore di fila senza sentire quel peso e senza aver bisogno della necessità della pausa. Tante volte è successo che prendevo le minime occasioni per utilizzare un piccolo errore, quella dimenticanza, una presa sbagliata, un giro forzato, per interrompere. E quello serviva ad andare a mascherare la mia mancanza di voglia. Io sono sempre stato un tipo pigro e ho sempre portato avanti l'idea di massima resa con minima spesa. Però purtroppo mi rendevo conto che per avere la massima resa, la spesa doveva essere tanta, perché dovevo combattere contro me stesso, mi dovevo convincere di fare quel determinato allenamento, mi dovevo convincere di entrare in quella determinata mentalità per poter svolgere quell'allenamento, e soprattutto in quelle giornate dove iniziavamo con i 10 quick step da soli, da 2 minuti e mezzo l'uno, davvero se la testa non era forte, le gambe non si muovevano. Poi ho deciso, e questo è stato il mio grande cambio di marcia, di voler smettere di migliorare verso gli altri. Esatto. Ho deciso di smettere la competizione verso le altre coppie. E ho iniziato la competizione verso me stesso. Avevo il mio obiettivo e ogni settimana cercavo di fare qualcosa per migliorare il mio obiettivo personale. Dal momento in cui ho smesso di gareggiare contro gli altri, ma ho iniziato a gareggiare contro me stesso, ho iniziato a vedere dei piccoli miglioramenti che sommati mi davano grandi risultati e grande soddisfazione alla fine di un piccolo percorso. Quindi tante volte mi sono ritrovato ad andare in allenamento ed essere svogliato al 100%, aspettare sulla poltrona, aspettare e giocare con l'MP3 per trovare la musica giusta che non trovavo mai. Erano tutte quelle piccolezze per distogliere il mio cervello dal fatto che Pietro sei tu quello sbagliato, non è la musica. Pietro sei tu quello sbagliato, non è il pavimento. Ero sempre io quello sbagliato. Quando invece poi mi sono convinto di gareggiare contro me stesso, tutti i giorni era un ottimo allenamento. E la cosa che devo dire è che, essendo diventato più responsabile e più mirato nei miei allenamenti, mi potevo permettere anche quella giornata senza allenamento, perché sapevo che ieri o domani l'allenamento era stato o sarebbe stato molto più fruttuoso del solito. Quindi allenarsi è importante, ma se non lo facciamo con la mentalità giusta,
allenarsi è solo ed esclusivamente una perdita di tempo. A voi è mai capitato di gareggiare durante un vostro allenamento?